Ma com'è che si fa una ricevuta di prestazione occasionale? È una domanda che si fanno in molti. Uno dice: ok, io ho fatto un lavoretto durante l'anno, quindi devo ricevere un compenso. Non ho la partita IVA perché non mi serve la partita IVA. Ma com'è che devo dare? Ma cos'è che devo dare al mio cliente per dire: va bene, pagami sti 300 euro, 500 euro, 1000 euro, quello che è. Facciamo un video in cui una sorta di tutorial per spiegarti che cosa devi fare con la ricevuta di prestazione occasionale, in modo da non avere più dubbi su questo. Io sono Massimiliano Allievi, te lo ricordo, sono un dottore commercialista. Detto questo, la premessa importante: toglietevi dalla paura che ci siano dei format particolari per la ricevuta di prestazione occasionale. Quindi molti pensano: mamma mia, sarà una cosa come la fatturazione elettronica, mi serve un software, devo pagare qualcuno. No, niente di tutto questo. Per fortuna, al momento, la ricevuta di prestazione occasionale la potete fare tranquillamente su Word, su Excel, su un pezzo di carta, come volete, oppure comprate i blocchetti che vendono spesso anche nei negozi. Ma detto questo, l'importante è mettere le indicazioni giuste in questo documento. Quindi non tanto il format, che come vi dicevo può essere qualunque, ma le indicazioni. Non bisogna sbagliare lì. Innanzitutto bisogna mettere i vostri dati, quindi i vostri dati di persona che ha fatto un lavoro autonomo occasionale, una prestazione di lavoro autonomo occasionale. E voi direte: ma io che dati metto? Non ho la partita IVA. Metti il tuo codice fiscale, quindi metti il tuo nome, il tuo cognome, i tuoi dati e il tuo codice fiscale, perché non hai bisogno in questa fase della partita IVA. Quindi metti i tuoi dati da, tra virgolette, privato. Poi che cosa devi mettere? Anche i dati del tuo cliente, della persona a cui stai facendo la prestazione, quel determinato lavoro occasionale. Ti fai dare i dati dall'azienda cliente, se ha la sua partita IVA, la sua denominazione, il suo indirizzo, insomma tutti i dati del cliente a cui hai effettuato il lavoro. Anche questo aspetto è importantissimo perché permetterà a loro, ipotizzando che tu stia facendo qualcosa per un soggetto con partita IVA, di andare poi a inserirsi questa prestazione occasionale in contabilità, quindi di effettuarti sì il pagamento, ma intanto di inserirselo nella loro contabilità. Oltre a questo, importantissimo, una volta che hai messo i dati tuoi e dell'azienda a cui hai fatto il lavoro, è importantissimo mettere il numero della ricevuta. Quindi metti che nell'anno ne fai 4, 5, 6 di prestazioni occasionali, andrai a numerare ogni ricevuta, 1, 2 e così via. La data, importantissimo, della ricevuta. Anche qui bisogna mettere la data di prestazione occasionale. Questa è importantissima. E poi andiamo alla parte, secondo me, più importante, l'oggetto della prestazione occasionale. Quindi non mettete semplicemente prestazione occasionale, fine. Spiegate bene nell'oggetto della ricevuta che cosa avete fatto, che cosa in concreto è stato fatto, qual è il lavoro autonomo occasionale che è stato fatto e anche il periodo di tempo, in modo da aiutare chiunque faccia un controllo in un secondo momento a dire: guarda che questo lavoro era effettivamente occasionale, sia nei tempi sia nella tipologia di lavoro che è stato fatto. Quindi scrivete bene 2, 3, 4 righe in cui andate a dettagliare quello che è stato fatto. È importantissimo, molti sottovalutano questo dicendo: ma sì, chi se ne frega, metto lavoro in generale. È sbagliato, o meglio, è in caso di controllo potenzialmente accertabile, criticabile e sanzionabile. Oltre a questo, attenzione anche agli importi, perché uno dice: ma io ho fatto un lavoro da 1000 euro, cosa faccio? Metto 1000 euro? No, o meglio, si parte da 1000 euro, quindi si parte da quello che avete pattuito nel contratto o nell'accordo che hai fatto con l'azienda. Il punto che cos'è? Che nella prestazione di lavoro autonomo occasionale, nel momento in cui viene fatta nei confronti di una partita IVA, di un soggetto che ha una partita IVA non forfettaria, quindi sono esclusi i forfettari, va applicata una ritenuta. Che cosa vuol dire? Che non ti danno tutto quello che hai pattuito, ma non è che sono costi in più che uno dice: caspita, ma allora alla fin fine non guadagno tutto. È un anticipo delle tasse che dovrai andare a pagare. Magari sì, magari no, però intanto ti viene chiesto questo anticipo del 20%, quindi viene tolto questo 20% che non ti viene pagato dall'azienda, ma non è che se lo intasca l'azienda. L'azienda questi soldi che non dà a te li versa allo Stato per conto tuo e alla fine dell'anno ti darà una certificazione, un'attestazione che questa trattenuta è stata versata, questo anticipo di tasse. Perché ti dico che magari dovrai pagare, magari no? Perché la tassazione in Italia dipende da vari
aspetti, è in percentuale, quindi è variabile a seconda del reddito che uno ha, si parte da un 23% a salire a un 43%, ma ci sono anche tutta una serie di detrazioni e vantaggi fiscali, per cui in alcuni casi, se magari tu hai fatto solo un lavoretto, ad esempio da 1000 euro, 2000 euro, non hai altri redditi, sei in una no tax area grazie alle detrazioni, e quindi questo 20% che ti viene trattenuto in realtà poi lo andrai a recuperare facendo la dichiarazione dei redditi. Quindi non ti spaventare che questo 20% di trattenuta che devi indicare nella ricevuta e ti deve essere trattenuto non è per forza la tua tassazione finale. La tua tassazione finale potrebbe essere più alta se hai altri redditi, magari se sei anche dipendente, o magari zero, o magari più bassa di questo 20%. La sintesi è dipende. Oltre a questo, quindi vai a indicare l'importo pattuito per il lavoro, la ritenuta, la trattenuta che ti devono fare, e l'importo del netto, quindi, che ti devono andare a pagare. Ricordati la marca da bollo, importantissimo, però attenzione, solo nel momento in cui la prestazione, il lavoro, supera poco più di 77 euro, 77,47 euro, in questo caso devi andare a mettere proprio una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta, e poi questa ricevuta la vai a consegnare al cliente. Oltre a tutto questo, in questa ricevuta, mi raccomando, devi dichiarare che è un lavoro per cui non serve la partita IVA, non hai superato i 5.000 euro, per cui è necessario poi l'iscrizione all'INPS, anche che non stai svolgendo un'attività di lavoro autonomo, in realtà continuativo. Detto questo, mi raccomando, una volta fatte tutte queste ricevutine, non ti dimenticare della dichiarazione dei redditi. Perché? Perché uno, se hai più ricevute, è necessaria. Due, in molti casi, facendo la dichiarazione dei redditi, hai la possibilità di recuperare quel 20%. Dipende, come ti dicevo, dalla tua tassazione. Detto questo, io spero di esservi stato d'aiuto. Per tutti i dubbi, per tutte le domande, qua nei commenti. Se vi sono stato d'aiuto, mi raccomando, mandate questo video a tutti quelli che potrebbero averne bisogno.